Raga, benvenuti in questo nuovissimo video che non doveva esistere, perché, come potete vedere, queste saranno delle clip un po' sconnesse tra di loro, tutte però a tema food. Perché? Come ben sapete, sono stato a Londra qualche giorno fa e ho registrato per 5 giorni, quasi una settimana, per un totale di 2 ore e 30 di clip. Cioè una quantità veramente indefinita, ho vloggato un sacco. E quindi piuttosto che fare un vlog tipo da un'ora, che era un po' too much secondo me, insieme al buon montatore abbiamo deciso di dividere questo video in più fasi. Quindi la prima fase che vedrete è quella del food, dove vado a provare tutto lo street food di Londra. Sono stato a Camden, a Chinatown, ho provato alcuni cibi tipici, ho provato veramente di tutto. E nei prossimi video vedrete anche gli studios di Londra e poi un vlog in generale e forse anche un ristorante stellato a Londra dove sono stato, ma dobbiamo vedere se ci esce un video dedicato. Quindi godetevi questo video a tema food, vi farà venire fame. Siamo a Camden Town, seconda volta che ci vengo, mi ricordo tutto di questa strada, bellissimo. Già si sente un odore di cibo non indifferente, Camden è sempre molto caratteristico. Molto folcloristica. E adesso proprio entriamo nel mercato e andiamo a cercare del cibo laido e corrotto. Ovviamente questo video sarà tipo 90% food, 10% Londra. E siamo qua. Proveremo probabilmente ogni singolo ristorante, più o meno. Tanto, prima destinazione penso Pollote, perché l'abbiamo visto su TikTok. Ci sembrava molto molto figo da provare, soprattutto molto buono. E il primo cibo è stato preso, ovviamente da condividere, perché dobbiamo provare tante robe. Abbiamo preso questo panino col pollo che sembra veramente sugoso, e poi questo col chili, patatine e robe strane. Vado a provare questo panino col pollo fritto, delle verdure e dei piccioni qua che ci fanno si fanno compagnia. Com'è? Molto buono, pollo bello croccante, buona questa roba qua sotto, panino divorato ovviamente a metà. Devo assaggiare le patatine, i pollote normali, il pollo devi assaggiare, panini normali. Questo pollo è caldo, pollo no, pollo glassato, pollo glassato un po' piccante. Quanto piccante però? No, pochissimo. Guardate quanto è bello glassato, quanto fuma, che sono tipo 5 gradi. Buono, ma il burger era molto più buono. Ho provato. Prossimo test da fare, Yorkshire burrito. C'è una coda incredibile perché anche questo super viral on TikTok. Yes. Tutto questo è ancora il pranzo. E questo è il Yorkshire burrito. Dentro c'è carne, patate, rosmarino e basta in realtà. Sembra una piadina, ma non è una piadina. È tipo una forma di pane aperta e poi chiusa a mo' di piadina. Sta buono. Sembra tipo un goulash, no? Tipo un goulash che si sfilaccia, tipo presente, uno spezzatino cotto per ore e ore. Stracotto si chiama. Stracotti. La mia salsa buonissima. Buono. Continua il nostro food tour qui a Camden Town, in realtà in generale a Londra. Se è andato il sole, praticamente il sole qui tramonta alle 15.30, è l'una e mezza, quindi tra l'ora non c'è più niente, però il freddo si fa sentire. Prossimo cibo da provare, The Mac Factory. Praticamente è una mac and cheese un po' più light e corrotta. Guardate che bello sto uccellino qui. È carino. The Mac Factory, bello bello sembra, posso dire, soprattutto caldo e apprezzo un sacco. Sarò il primo ad assaggiare. Mi sto riscaldando le mani, è veramente incredibile. Vediamo. Interessante. È tutto formaggio, quindi che ti possa piacere è già una fortuna. Stra buona. Però la pasta al forno che non ci ha creduto abbastanza. È una pasta al forno ma senza pomodoro, salsa. Infatti sa solo di beciamella, zio. Siamo in un altro ingresso di Camden Town che secondo me è l'ingresso principale. Secondo me perché no, però qui abbiamo altre due food da provare. Questo diciamo che c'è il lato un po' più carino. Adesso dobbiamo provare delle patatine, sempre viste su TikTok, super virali. E poi dobbiamo provare dei mini pancakes come dolce, ci sta. E giustamente dove dobbiamo andare c'è una coda incredibile. Igiene Rating 5 con l'uccello che mangiava sulle patatine. Queste sono le funky chips, le patatine più virali su TikTok probabilmente. Non so come sono, che gusto ci sia dentro. Piccantino e piccante, formaggioso. Formaggioso, mantecate con 200.000 salse. Poco caloriche soprattutto. Sono molto spicy, con due. Buone, ma non così wow come ci si aspetterebbe. Beh, a te non piace lo spicy però. Assaggiare tu, vediamo che mi dici. Aspetta, mangia qui. Sono super spicy, zio Pera. Alla fine, troppo hype c'è. Cioè. Sì, troppo hype per nulla di che. Lo sai che ne pensi? Normali patatine piccanti. Troppo hype per nulla, bocciate, bleh. Concludiamo con questo vin brûlé con cannella e mele che è spaziale, buonissimo. Adesso direzione stazione, perché andiamo a Borough Market. No, andiamo ai mercatini di Natale di South Bank. Ai mercatini di Natale di South Bank, dove ci prenderemo un altro vin brûlé. Porco Discord. La cosa bella è che io a Palermo queste prime le ho comprate 90 euro. 4 mi hanno proprio scammato. Qua una 9 sterline. Raga, guardate quante robe di Mr. Beast che ci sono qui. Poi c'è questa top. Ci abbiamo fatto l'altra volta il video con Giorgio. Lui l'ha pagata tipo un casino. Qua invece si trova così easy.
E adesso i nostri pancakes un po' vastati, posso dire. Marika ha deciso di fare un po' di porcheria con Nutella, Nutella bianca, che poi cioccolato bianco, fragole e mini muffins. No, mini marshmallow, è zucchero a velo. Come mi sono? Questo è un treno. Poi concludere meglio questo pranzo. Stasera siamo allo Sky Garden e prendiamo anche il ristorante salato, però forse ci vorrà un video a parte per quello. Prossima destinazione, il Borough Market. Un altro tipico e carino mercatino di Natale. Che bell'ingresso. Però non può andare a finire sempre così. Colpevole sai chi è? TikTok sempre. Siamo di nuovo pronti. Si va a cena allo Sky Garden. Siamo Uber. E adesso noi dobbiamo salire là sopra. Non so che piano sia, ma è veramente alto. Sembra più alto, ma siamo solo al 35esimo piano. Ci sta. E stasera il Jumpy Tech va leggero con questa Caesar, perché oggi abbiamo fatto veramente schifo a pranzo. Tuttavia i miei commensali qui a tavola non sono soddisfatti, quindi hanno preso un bel burger. Questa salsa, che posso dire, l'ho già assaggiata ed è veramente buona. Che mi dici, Marita? Ci ho dato anche la ricetta. Maionese, mostarda, ketchup e aceto. La rifaremo a casa perché è strabuona. Grazie cameriere che ci ha dato la ricetta segreta del Darwin The Garden of London Wakes. Comunque insalatina, onesta, ci sta, dai. Raga, comunque Sky Garden è veramente notevole. Cena, ok, mi ha pagato un delirio, ma ci sta. Panorama top, sicuramente molto meglio della tua Montparnasse, che è una gran merda. Questo però merita un sacco. E stasera si va di panino light e corrotto di Shake Shack. Mai provato in vita mia? Vediamo come sono questi fantomatici panini di cui tutti parlano. E proviamo questo panino di Shake Shack. Tra l'altro hamburger, non sapevo, smashato leggermente, quindi apprezzo. Ho tolto la lattuga perché la lattuga nei panini non ci sta, fa schifo. Cazzo dici? Dicono sia il fast food più buono. Carne buona, molto saporita. Non senti il bacon, cioè credimi zero. Becco un po' di salsa, che ho aggiunto tipo un botto di salsa in più. Da 1 a 10? No, 10, 7. Quello che abbiamo mangiato a Catania, da Smashy, non era più buono. Era buonissimo quello. Però è buono sicuramente. Potevamo concludere senza dolcino. Siamo al M&M Store. Io ho preso gli Skittles, che secondo me sono maggiore degli M&M's. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me. Stiamo andando a Notting Hill a fare colazione. Quello è il posto dove faremo colazione. Cherry On. Sicuramente un bel posto. Bello floreale, mi piace, apprezzo. Volevo documentare il fatto che lei stesse facendo una foto prima di mangiare, di consumare il nostro pasto. Comunque colazione easy, pancake, tè con latte, che non apprezzo. Fatemi sapere se siete team latte nel tè o no. Io assolutamente no, l'ho voluto provare, ma dei pancake classici. È una granola with yogurt. Wow, wonderful, so very cool, thank you. E per pranzo non potevamo non andare da Fat Guys. Cioè raga, però quattro panini, due patatine, due Coca-Cola, 70 sterline, mi pare un po' too much. Cioè raga, guardate come mi smasha l'hamburger, mamma mia, sto con violenza. Stiamo lasciando un messaggio a Fat Guys. A is love. Lo-vi. Basta, la-vi, basta. A is love. Beh, si vede che sei un dottore, guarda la grafica che hai. Bellissimo. How to fare schifo versione Palermo Edition. Abbiamo apparecchiato il tavolo e mo c'è sta mammagna er paninazzo live e corrotto. Peso niente male. Non mangio un panino di Five Guys da un delirio. Non me lo ricordo minimamente. Carne buona, bacon croccantissimo, spaziale, buono buono. E siamo arrivati a Chinatown, dove adesso mangeremo un sacco di roba. Vista chiaramente, indovinato un po' su TikTok. Sì, sì. Cosa mi fai mangiare, Maritek? Mangiamo dei bao buns. Bao buns. Dei corn dog. Corn dog. Bubble tea. E basta. Pesciolini. Pasta. Pasta pure. Mi sembra poco cibo, non sono d'accordo. Probabilmente proveremo tanta altra roba. Prima tappa siamo da Bansik, dove fanno degli hot dog particolari, ripieni, tutto fuori, pieni di roba. Questi, per intenderci. Sembrano buoni, adesso vediamo. Oh, eccolo qua, questo è il potato hot dog. E questo dovrebbe essere l'half and half. Mettela il ketchup sopra. Sembrano, so dire, goduriosi. E poi qua abbiamo preso questi. Tra l'altro non so perché me l'ha fatti da sport quando gli avevo detto eat here, ma va bene lo stesso. Questi che sono duck bocchi, quella roba lì. E sono praticamente tipo una sorta di pasta molto speziata, molto piccante. Minchia, già solo all'odore, mamma mia, ne esce una puzza di piccante assurda. Un peso specifico, non indifferente. Però croccante, le patate buone. Buono, da. Proviamo adesso questa roba che sembrano tipo il male. Ho paura. Sono un po' di riso.
senza raccapricciante. Piccante. Non sembra. Voglia fa. No, picciò. Tuo latte mi serve. Minchia, sembra la patatina più piccante del mondo. Cioè, raga, l'ho preso che era poco pieno di piccantezza, però. Cristo Dio. Allora, corn dog totalmente promossi. I duck bocchi bocciatissimi. Ci sono solo ed unicamente di piccante. Estremamente di piccante. Consistenza brutta proprio della pasta, chiamiamola. E la pasta proprio in sapore. Non mi sono piaciuti, onestamente. Siamo adesso da, come si chiama? Banaus. Siamo venuti a prendere dei bun. Questo è pork, chicken and beef. Belli calienti. Oh mio Dio, sono contattine. Ok, vado ad aprire. Questo è beef, penso, non lo so. Penso sia pork. Non so, però l'odore è veramente onesto. Per assaggiare. È pork. Senti la barbecue. Minchia che buona. Però buonissimo. Te l'ho detto. Buonissimo. Spaziale, signor. Non si capisce, è dolce ma al tempo stesso salato, al stesso tempo succoso. Non asciutto, spaziale. Questo di minchia fosse, questo è beef adesso. Sì, beef, beef. Quello chicken aveva il latte di cocco dentro. Buono ma? Buono ma appunto. Di prima lo preferivo, ma stra buono pure questo. Non potevamo non concludere con un dolce. Questo dovrebbe essere il classico pan di coniglio, che non so se esiste al nord, penso di sì. Si prende i sushi. Vieni qua, avvicinati. Mai visto? Sì. Ah! Qualcosa cade. Qualcosa, shit. Cominciamo a mangiare. Tutto a me. È il pan di coniglio. È il pan di coniglio bustato all'ennesima potenza. Vai. È stra buono. Ti sembra quasi cioccolato, tipo cioccolato bianco, non lo so. Raga, siamo stati da Chinatown Bakery e abbiamo preso un sacco di porcherie e di leccornie, tra cui la tipo torta quella che fa blu 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 fluffy. Per essere fluffy, fluffy. Com'è? Che mi ha detto che faceva schifo? Booty, TikTok. Confermo. Fa schifo? Non fa schifo, però... Non so di niente. Poi abbiamo preso pesciolone. Dov'è il pesciolone? Eccolo qua. Che sono una roba tipica che fanno i tizi qua. C'è questo qui, che è un pesciolone ripieno di Nutella. Allora, questo fa schifo. No, perché è freddo. È congelato, la Nutella dentro è tipo cemento. In parte è quello di una crepe, non lo dica. C'è di pesce pure, posso dire. Che schifo! E poi le mascotte, che sono quelli per cui TikTok ci ha condotto qui, che sono sti pesciolini fatti al momento espressi. Tanto che scoppiano quando li mangi. Ripieni di una crema, praticamente alla vaniglia, dovrebbe essere, no? E che ho detto io? Zio pera, questo è un po' meglio perché sono caldi, la crema è buona. Ho dopo tutta la crema, buoni, ma non buonissimi. Cioè praticamente una crepe, ti sei sporcato i guanti, esattamente. Esattamente, proprio quello che stava sul chiavi. Proprio quello che avevi previsto. Dai, ormai l'hai sporcato, chi se ne fotte? Buono, ma niente di che. Ma no, niente di eccezionale, ecco. I bonbons di prima sicuramente più buoni. Non so quando sia stata l'ultima clip di oggi, non ne ho la più bella idea. Forse a Chinatown. Comunque, ovviamente, siamo stati a casa, doccia, sistemati, dormito. No, dormito no, però è rimasto di un attimo. Sono le 9:30, siamo in ritardo di 3 minuti. Stiamo andando da Bob Richard, ovvero un Richard. Becknabor, che stiamo andando in questo ristorante, che è un ristorante una stella Michelin, perché stiamo andando a provare, da quel che si dice, il filetto alla Wellington più buono del Regno Unito. Del Regno Unito lo decido io. Siamo vestiti tutti in tiro, io no perché ho portato due cambi in croce, perché non c'era più spazio in valigia, per non pagare il priority. Però andiamo al ristorante stellato, come un povero di me. Quindi vi racconterò adesso questa roba, vediamo. Mancano pochissimi minuti, arriviamo, però intanto non so cosa sia questa cosa qua di fronte a me. Ma è meraviglioso, cioè, ma che roba è, fighissimo.